Buongiorno a tutti, oggi siamo nel mio angolo fotovoltaico per installare un wattmetro monitor di batterie per misurare la quantità di energia immagazzinata nelle batterie del mio impianto fotovoltaico. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il monitoraggio via app della capacità residua di un impianto fotovoltaico non sempre è affidabile. L'inverter utilizza il voltaggio della batteria per stimare la capacità di energia in essa contenuta. Il processo di ricarica oppure carichi pesanti possono alterare questa misura. Meglio affidarsi ad un monitor hardware che, oltre alla tensione della batteria, sia in grado di misurare la corrente che entra ed esce nel sistema di accumulo. L'utilizzo dei monitor di tensione per la stima della carica di una batteria non è molto attendibile. Sebbene sia possibile stimare la capacità residua di una batteria anche al litio in base al suo voltaggio, questo presuppone l'assenza di correnti in entrata o in uscita, una condizione che raramente si verifica in un impianto fotovoltaico. Pertanto, per un più opportuno controllo dell'energia accumulata è più efficace rivolgersi ad un monitor di tensione e corrente. Ne esistono di tanti tipi, alcuni hanno un trasformatore di induzione, stimano la corrente in ingresso ed in uscita e riescono a conteggiarla attraverso un accumulatore di amperora. Una corrente diretta incrementa questo contatore, una corrente inversa lo diminuirà, fornendoci in questo modo la quantità di energia accumulata nella nostra batteria. La maggior parte dei modelli però utilizzano una cosiddetta resistenza di shunt che serve per misurare la corrente, ossia una resistenza di bassissimo valore e alta potenza attraversata da una corrente massima ad esempio di 100 A provoca una caduta di tensione di 75 mV che opportunamente rielaborata fornisce l'indicazione degli ampere sul display. Il prodotto degli ampere per i volt, ossia i watt, vengono accumulati in un accumulatore contatore di energia. Una corrente positiva farà aumentare questo valore, una corrente negativa lo farà diminuire. A tal proposito, prima di acquistare qualsiasi wattmetro, però, verificate che esso sia in grado di rilevare anche la corrente negativa. In caso contrario, quel wattmetro non sarà adatto all'impianto fotovoltaico. Una volta individuato il vostro wattmetro preferito, che sia con shunt o con trasformatore di induzione, con la rilevazione della corrente inversa potrete validamente misurare la quantità di energia accumulata dal vostro impianto. Versioni con Bluetooth consentono la verifica immediata anche da smartphone. Personalmente ho scelto questo modello con corrente anche negativa e shunt incorporato direttamente all'interno dell'apparecchio. Lo shunt si interpone tra il polo negativo della batteria ed il negativo del carico, nel nostro caso il nostro inverter. Ho scelto questo modello perché, oltre ad indicare la corrente inversa, ha anche il miglior rapporto qualità-prezzo. Link in descrizione. All'interno della confezione possiamo trovare due cavi di collegamento per l'alimentazione e per la misura della tensione della batteria oggetto di controllo. Sul retro di questo display abbiamo i connettori per la misura della corrente assorbita fino a un massimo di 100 A. I connettori di alimentazione prevedono due ingressi. Il primo serve per alimentare il display in maniera indipendente rispetto alla batteria, con una tensione che va dai 5 ai 12 V. Il secondo invece prevede di alimentare il display direttamente con la tensione della batteria sotto test. Più avanti vedremo come effettuare questa scelta. Sul manuale di questo display, a seconda del modello scelto, possiamo verificare i valori di tensione massima della batteria applicabili. Abbiamo da 0 a 300 V. La corrente massima misurabile dipende dal modello scelto, nel mio caso 100 A. Sul display troviamo il voltaggio, la corrente che entra o esce nella batteria, i watt, ossia la moltiplicazione dei primi due, e in un contatore la quantità di energia accumulata. Il tasto OK, premuto per 3 secondi, permette di resettare questo contatore. Kilowattora massimi misurabili 999. Ma passiamo al cablaggio pratico con l'utilizzo di questi Faston M8 per collegarci ai morsetti delle nostre batterie e misurare il voltaggio delle stesse.
Utilizzo un cavo da 0,5 mm quadrati, giacché l'assorbimento di questo display è abbastanza irrisorio. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto degli attrezzi e degli accessori che vedete in tutti i miei video. Una volta realizzato il cavo per il voltaggio, essendo la mia batteria da 50 V, utilizzerò il morsetto di test batterie direttamente per alimentare lo strumento. Verifichiamo la bontà e il funzionamento di questo voltometro con l'utilizzo di un alimentatore variabile. A fronte di 24,6 V sull'alimentatore abbiamo 24,7 V, quindi direi che lo strumento è abbastanza affidabile. La retroilluminazione non prevede alcun timer, una volta acceso il display rimarrà acceso per sempre. La tensione minima rilevata dall'ingresso test dello strumento è all'incirca di 6 V. Al di sotto di questo valore le cifre tendono a scomparire. Questo vuol dire che se intendete misurare batterie con tensioni inferiori a 6 V, dovrete necessariamente utilizzare anche l'ingresso di alimentatore indipendente. Solo in questo modo potrete collegare batterie con tensioni inferiori a 6 V collegandole all'ingresso test. Bene, a questo punto occupiamoci del collegamento allo shunt incorporato. Come indicato nella nota, prestate attenzione a collegare lo shunt esclusivamente al polo negativo del vostro impianto, altrimenti danneggerete questo strumento. Per fissare il monitor direttamente sul morsetto batteria e conferire maggiore stabilità, ho deciso per il collegamento di utilizzare una bus bar in rame piuttosto che collegare direttamente i cavi flessibili presenti sulle mie batterie. La bus bar misura 3 mm di spessore per 15 di larghezza per 25 di lunghezza. Per l'operazione vado a segnare i punti di piegatura e di taglio di questa bus bar, nonché anche i fori per il fissaggio dei connettori della batteria. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. È il momento di piegare queste due bus bar ad angolo retto. Come sempre, vi ricordo che se avete delle domande su tutti i miei video, potete inserirle nei commenti qui sotto oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Prima del collegamento definitivo alle mie batterie sul mio impianto fotovoltaico, voglio fare una verifica della bontà della misura in corrente di questo strumento andandomi a collegare con un alimentatore e un carico resistivo rappresentato da una resistenza di potenza da 22 ohm 11 watt. Questa resistenza andrà collegata come carico tra positivo e negativo. Tensione di 23 V, diamo corrente, abbiamo un assorbimento di circa 1 A, così come riportato sul display, quindi il nostro wattmetro, amperometro, voltometro funziona correttamente, possiamo andarlo finalmente ad installare sulla nostra batteria fotovoltaica. Un collegamento andrà al morsetto batteria, mentre l'altro al cavo che va all'inverter. E non dimentichiamo i cavi misura tensione. Quando effettuate questi collegamenti, assicuratevi di aver stretto bene questi bulloni, magari ripassandoli con forza. La scarsa aderenza impedisce il passaggio della corrente e provoca pericolosi surriscaldamenti. Vado a collegare questo display alle batterie del mio impianto fotovoltaico. Un terminale dello shunt è collegato al cavo negativo proveniente dall'inverter, mentre l'altro è ammorsettato fisso sul morsetto della batteria. Quest'ultima è collegata in parallelo ad un'altra batteria sottostante. Ho collegato anche i cavi più sottili per la rilevazione della tensione ai capi delle batterie in parallelo. A questo punto lascio scaricare queste batterie al minimo possibile per una batteria da 48 V, ossia una tensione di circa 46 V.
pari quasi allo 0% di energia accumulata. Ed infine posso andare a resettare il contatore dei kWh premendo per 3 secondi il pulsante. Fatto questo, essendo le 9 di mattino ed essendoci poco sole all'esterno, decido di spegnere l'inverter per favorire la ricarica delle batterie. In assenza di tensione alternata in uscita, l'ATS realizzerà il bypass commutando sull'Enel. In questo modo nell'inverter funzionerà soltanto il caricatore MPPT con un processo di carica più veloce per le mie batterie. Trascorse circa 3 ore di pieno sole dopo aver riacceso l'inverter, il mio inverter è a pieno ritmo, sta fornendo 2,4 kW ad un forno acceso e ha ricaricato quasi completamente le mie batterie che sono a circa 6,4 kWh di energia accumulata. Nonostante il forno acceso, sto ricaricando le batterie con circa 2A che saliranno a circa 50 una volta spento il forno. In questo modo, nel giro di qualche ora, le mie batterie raggiungeranno la loro capacità massima pari a circa 7,5 kWh. Questo valore rappresenta circa la metà del mio fabbisogno giornaliero, essendo la restante parte fornita direttamente dai pannelli. Per concludere, faccio un'ulteriore verifica con la mia pinza amperometrica sulla bontà di misura di questo display monitor di batteria. Siamo intorno alle 6 di sera, il mio impianto elettrico sta consumando all'incirca 500 watt e le mie batterie stanno fornendo all'inverter all'incirca 1,7 ampere. Dopo qualche mese di utilizzo, posso dire che il mio monitor di batteria con shunt incorporato funziona alla grande. Per concludere, qualora vogliate collegare invece un monitor con trasformatore ad induzione, basterà seguire gli stessi passaggi collegando i due cavi per la rilevazione della tensione della batteria e facendo passare il polo negativo o il polo positivo all'interno del trasformatore. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale e come al solito io vi do appuntamento alla prossima volta.